riapre il centro di raccolta di Badesse a Monteriggioni, dopo i lavori che hanno consentito di predisporre la struttura a norma. Il centro, che si aggiunge a quello già operativo di Pian del Casone, è un'area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini residenti nel comune possono effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili, altrimenti destinati a smaltimento in discarica. Il centro di raccolta di Badesse si estende su un'area di circa 2.500 metri quadrati, con una tettoia, un locale per il ricovero di rifiuti pericolosi, una rampa e un'area sopraelevata per il conferimento differenziato dei rifiuti dall'alto da parte dell'utenza. In accordo con il comune e la sovrintendenza, inoltre, sono state piantate 220 piante lungo l'intero perimetro dell'area, che consentiranno una schermatura naturale della struttura. Prossimamente il centro di raccolta sarà anche dotato della strumentazione tecnologica necessaria per registrare i conferimenti dell'utenza tramite l'utilizzo della SEI Card. Tutte le volte che inauguriamo un nuovo centro di raccolta diamo il senso di questa esigenza di collaborazione tra le amministrazioni comunali e il gestore del ciclo dei rifiuti. Sono luoghi nei quali il cittadino può con più comodità magari conferire tipologie di rifiuti più particolari, non solo le classiche frazioni differenziate, ma anche rifiuti ingombranti o altre tipologie di rifiuti tipo pile esauste, medicinali, cioè tutti quei rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti rispetto ai quali i cittadini possano avere qualche difficoltà. Quindi l'obiettivo di questi centri di raccolta è proprio di andare incontro ai cittadini per aiutarli a contribuire al miglioramento delle performance in tema di raccolta differenziata, che è la vera sfida che abbiamo tutti noi di fronte. Un ulteriore servizio per i cittadini, quindi? Sì, soprattutto perché questi obiettivi che abbiamo di raggiungimento di percentuali elevate di raccolta differenziata, che sono di fondamentale importanza per un nuovo modo di rapportarsi con l'ambiente che viviamo, non possono essere vissuti come calati dall'alto, ma richiedono la partecipazione attiva della cittadinanza. Il gestore cerca da parte sua di fare due cose: da un lato educare sin dai più piccoli, andiamo anche nelle scuole per spiegare come va fatta la raccolta differenziata, ma anche ai più grandi, quindi educare, sensibilizzare e informare. Dall'altro, assieme alle amministrazioni comunali, mettere a disposizione queste strutture, queste infrastrutture per facilitare i comportamenti virtuosi dei cittadini. Di raccolta possono essere conferiti materiali ingombranti, carta e cartone, imballaggi di plastica, alluminio e vetro, pneumatici fuori uso, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e batterie, medicinali, vernici, bombolette spray, olio e grassi vegetali e minerali, estintori e toner per stampanti esauriti. La riapertura del centro di raccolta di Badesse rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa fra comuni, autorità e gestore per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e funzionale grazie al potenziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti del territorio. Il centro di raccolta, nuovo centro di raccolta qui in località Badesse a Monteriggioni, si sviluppa su una superficie di circa 2.500 metri quadri. E la struttura ha subito degli importanti interventi di adeguamento che consistono principalmente nella realizzazione di un sistema di trattamento delle acque meteoriche. C'è un impianto che ci consente di scaricare tutta l'acqua piovana che cade su questa superficie in fognatura rispettando limiti di legge. È stata realizzata una nuova copertura di una metratura piuttosto ampia con un locale chiuso dove è possibile conferire i rifiuti pericolosi. E inoltre è stata, rispetto al passato, cambiata la logistica, quindi i sensi di marcia della stazione ecologica. Il conferimento avviene dall'alto, come potete vedere ci sono contenitori scarrabili dove è possibile conferire le potature, materiali ingombranti, pneumatici e quant'altro. Il conferimento perché avviene dall'altro? Per agevolare proprio la manovra, in modo che il cittadino in autonomia possa svolgere tutte le operazioni di scarico.
cosa importante che è stata realizzata è praticamente, d'accordo con il comune e con la soprintendenza, trattandosi di aree soggette a vincolo, sono state piantate lungo l'intero perimetro della stazione ecologica circa 220 piante autoctone che con il tempo cresceranno, ora le vedete sono lì più basse, per cui anche tutta l'area verrà di fatto schermata e assumerà un contesto, diciamo, più consono al paesaggio che lo circonda.